Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo dell'incontro che si è svolto questa mattina al Ministero dell'Interno tra la delegazione di Confindustria Imperia e Liguria e il ministro Anna Maria Cancellieri per parlare delle problematiche del territorio imperiese e della sussistenza in questo territorio di enti e istituzioni importanti come la Prefettura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ne parleremo subito in apertura del nostro telegiornale e poi parleremo del Consiglio Comunale di Taggia che ha votato la variante per lo smaltimento il lotto numero 6. Ci occuperemo poi anche di strutture sportive che hanno bisogno di qualche intervento di manutenzione. Ma veniamo all'incontro che si è svolto questa mattina al Ministero dell'Interno a Roma alle 12 tra la delegazione di Confindustria Imperia, rappresentata dal Presidente Alessandro Bocchi e dal Direttore Giuseppe Argirò, accompagnati dal Presidente di Confindustria Liguria Sandro Cepolini e dal Vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello. Sono stati ricevuti dal Ministro Anna Maria Cancellieri. Oggetto dell'incontro è stata la manifestazione di una forte preoccupazione per quanto potrebbe avvenire in provincia di Imperia a seguito del riordino delle stesse province con l'accorpamento di Imperia a Savone, la creazione di una provincia lunga e quindi si potrebbe verificarsi la perdita della prefettura, della questura, dei comandi provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza che ora sono presenti nel territorio provinciale imperiese. La delegazione ha sottolineato le problematiche inerenti al territorio, il fatto di avere due comuni sciolti per condizionamento della criminalità organizzata e quindi ha chiesto il presidente Bocchio con forza di accogliere l'esigenza di non alleggerire la presenza dello Stato, mantenendo quindi la Prefettura di Imperia, la Questura, oltre al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il ministro Cancellieri ha dato ampissime garanzie che non vi sarà alcun alleggerimento e nessuna soppressione di presidi, in particolare della Prefettura e della Questura, esprimendo anche la valutazione di un rafforzamento ulteriore del controllo del territorio. Inoltre, il ministro ha accolto la richiesta del presidente Bocchio ed ha accettato l'invito a presenziare ad Imperia ad un incontro organizzato dalla Confindustria sul tema dell'economia e della legalità. L'incontro avverrà ad Imperia il prossimo 12 novembre. La conclusione positiva dell'incontro è stata anche l'occasione da parte di tutti i partecipanti per esprimere un forte apprezzamento per l'importante lavoro che si sta svolgendo nell'esercizio delle funzioni istituzionali direttamente al ministro. E veniamo alla cronaca. Il corpo di una turista tedesca di circa 60 anni è stato recuperato in mare ieri notte nel porto di Marina degli Aregai, nel comune di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Il cadavere si trovava fra due barche all'altezza del Molo Zero. Le operazioni di recupero sono state condotte dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera, a dare l'allarme in serata alcuni conoscenti della vittima. La donna infatti si era allontanata in mattinata. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Sulle cause della morte sono aperte diverse ipotesi, da quella accidentale a quella anche del suicidio. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno tentato di incendiare il camper del comandante della forestale di Rocchetta Nervina, Fiorenzo D'Annunzio, posteggiato nel cortile della caserma. Gli inneschi non hanno funzionato e le fiamme non si sono sviluppate, salvando quindi il mezzo e anche la caserma, visto che il camper era posteggiato nel piccolo cortile. Potrebbe essersi trattato di un dispetto, di un avvertimento mirato. I carabinieri analizzano gli innesti trovati sotto il camper, due taniche e altro materiale. Solidarietà al corpo della forestale è stata espressa dal sindaco di Rocchetta Nervina e da molti amministratori della provincia di Imperia. E parliamo del Consiglio Comunale di Taggia che si è svolto ieri sera e che vi trasmetteremo in differita sabato prossimo alle ore 21. Consiglio Comunale che ha visto l'approvazione della variante presentata per la realizzazione del lotto 6 di smaltimento, vale a dire del lotto che permetterà alla provincia di Imperia di smaltire nel proprio territorio i suoi rifiuti sino alla realizzazione dell'impianto di smaltimento provinciale. Sentiamo quindi il sindaco di Taggia, Vincenzo Genduso, e quindi l'assessore Mario Manni. Con la pratica numero 8, come sapete, è stata integrata successivamente all'ordine del giorno, che è relativa a una variante urbanistica
e alla zonizzazione acustica necessaria per l'ampliamento della discarica sita nei comuni di Sanremo e Taggia, località Collette e Ozzotto, per lo smaltimento dei rifiuti. Ci riferiamo naturalmente all'8-6, che è l'ultimo pezzo del periodo transitorio. Quello che andiamo a deliberare oggi è questa variante urbanistica che permette la realizzazione dell'ultimo lotto della discarica, un lotto che durerà nelle previsioni 28 mesi e che dovrà portarci poi all'impianto nuovo di trattamento dei rifiuti. La variante che andiamo ad approvare è una variante sul confine Taggia-Sanremo, una variante che dà modo anche di realizzare chiaramente tutti i manufatti al servizio della discarica, e dagli elaborati si può vedere come sia in pratica in continuazione, in adiacenza alle altre, all'altra discarica che già esiste. Questa qui chiaramente ci auguriamo pretendiamo che sia l'ultima delle varianti, che il Comune di Taggia si doti di un impianto all'avanguardia che permetta finalmente di non affossare più il rifiuto, ma di trattarlo in maniera adeguata e di recuperare quello che può essere recuperato. Vogliamo questa sera dire basta alle varianti e basta alle discariche, così come ci sono state propinate in tutti questi anni. La pratica è stata approvata a maggioranza. Nel Consiglio Comunale questa sera a Sanremo, a partire dalle ore 21, ve lo trasmettiamo in diretta come sempre sul canale 13 di Telenord, Consiglio Comunale che si occuperà di urbanistica, del piano regionale presentato appunto nel settore e quindi delle sue ricadute sul territorio sanremese, ma si occuperà anche delle azioni dell'Autofiori e quindi dell'aumento di capitale sociale e dell'eventuale poi utilizzo delle azioni stesse. Sempre lo stesso argomento, vale a dire le azioni dell'Autofiori, verrà affrontato questa sera dal Consiglio Provinciale di Imperia che è stato convocato sempre per questa sera. Quindi due consigli comunali, uno lo trasmetteremo in diretta a partire dalle ore 21. Ed ora parliamo invece di strutture sportive. A Villa Ormondi Sanremo si è svolta la presentazione della cooperativa scuola di pallavolo federale Mazzucchelli, presidente Cesare Fagnani, composta da tre associazioni sportive dilettantistiche: la nuova Lega Pallavolo Sanremo, presidente Enrico Chiavari, il centro volley scuola di pallavolo, presidente Paola Bordoli, e il Sanremo volley, presidente Piero Tosi. Il servizio è di Paolo Staltari. È una conferenza molto importante questa, perché è praticamente la presentazione della nascita della società cooperativa Scuola di Pallavolo Federale Franca Mazzucchelli. Scuola di Pallavolo Federale che è nata nel 2010 e che adesso abbiamo trasformato in società cooperativa. L'avete copiato da una società di Modena? Sì, diciamo che ci ha molto aiutato, più che copiato, questa società di Modena, che ci ha guidato un po' nella realizzazione di questo progetto di trasformazione di una società, diciamo, di tipo tradizionale in una società sportiva cooperativa, anche se il termine è un po' improprio, è sempre comunque una cooperativa di utenti, per essere esatti. I benefici che può portare? I benefici che può portare è sicuramente a livello gestionale. Noi eravamo già strutturati con le società, diciamo, del movimento pallavolistico nostro di Sanremo, già differenziati tra Nuova Lega, Centro Volley e Sanremo Volley. Trasformandoci in cooperativa abbiamo sicuramente un ampio margine di gestione, che porta più risorse umane, perché ognuno avrà il suo compito. Ci sono dei regolamenti, tante altre cose che, diciamo così, caratterizzano i rapporti tra tutti.
L'assemblea è fatta dai soci, che sono 14, di cui 3 sono le società sportive che ho citato, e ognuno ha un suo voto, ha un voto solo, per cui le decisioni sono molto collegiali. In più, trasformandoci in cooperativa, sicuramente ci saranno anche dei vantaggi fiscali nella gestione di tutto questo movimento pallavolistico. Quindi ne potranno guadagnare gli atleti anche? Ne guadagnano gli atleti e secondo me ne può guadagnare la città, perché gli sponsor, da una gestione diciamo così trasparente, come deve essere per forza una cooperativa, sono magari più invogliati e per noi magari può essere più facile reperirli, cercarli. Credo che in questo momento, con la costruzione di questa cooperativa sportiva, Sanremo sia all'avanguardia nell'innovazione nell'ambito della gestione dell'attività sportiva in particolare, e quindi in questo momento credo che si presenti una progettualità innovativa nel panorama non solo ligure ma a livello nazionale. Ecco, è la seconda società in Italia che fa questa cooperativa, no? Certo. Io sono presidente della scuola di pallavolo Anderlini, noi siamo cooperativa sportiva, all'interno della cooperativa ci sono società sportive, la stessa cosa sta succedendo qua a Sanremo, è nata qua a Sanremo, quindi sono due esperienze. L'esperienza di Sanremo nasce appunto dall'esperienza della scuola di pallavolo Anderlini di Modena, la cooperativa appunto Anderlini nasce nel 99 e quindi ha acquisito un know-how importante e un'esperienza importante, è stata trasmessa, è stata colta da Sanremo e in questo momento sta nascendo e sta partendo questa nuova cooperativa che, come dici tu, è la numero 2 in Italia. E proprio in occasione della presentazione di ieri abbiamo dato seguito alle segnalazioni che giungono in redazione sullo stato di alcune strutture sportive sanremesi. Ieri ci siamo recati a Villa Ormon, dove si allenano molte società sportive dei più diversi settori. Alberto Guasco. Mentre il Comune di Sanremo cerca di trovare una soluzione per la difficile gestione delle strutture sportive cittadine, compreso il nuovo campo di atletica, quelle ormai storiche mostrano tutti i segni dell'età. In occasione della presentazione della società cooperativa Scuola di Pallavolo Federale Mazzucchelli, abbiamo effettuato un sopralluogo all'interno della palestra di Villa Ormon, dove si svolge normalmente l'attività di diversi sodalizi sportivi. La prima cosa che appare evidente è che al minimo temporale l'acqua invade la struttura. Questo è il piano superiore, dove si alternano arti marziali, scherma, ginnastica per adulti e bambini. Dopo un temporale breve ma intenso, la situazione è questa. Acqua sul pavimento con tanto di secchi e area transennata, mentre la condizione dei travi di sostegno è quella che vedete. Tutte le pareti portano i segni di pericolosi distacchi di intonaco, oltre alle muffe che non rappresentano l'ambiente ideale per chi pratica sport. Qui l'acqua inizia a gocciolare sul tappeto da allenamento insieme ai calcinacci, mentre i bambini si allenano poco lontano. Il disagio per chi deve gestire queste situazioni è evidente, ma in qualche modo poi si cerca di arrangiarsi. Le docce al piano terra sono state più volte motivo di vergogna da parte delle locali associazioni sportive nei confronti delle squadre ospiti, che rimangono sbalordite nel trovare situazioni simili nella blasonata Città dei Fiori. Lo stato della zona docce è tale da richiedere interventi di una certa importanza. La situazione di questa e delle altre palestre cittadine è simile e lo è ormai da anni. Viene ereditata di amministrazione in amministrazione e nessuno è riuscito a metterci mai le mani seriamente, men che meno oggi con i chiari di luna sul versante finanziario. Le società sportive brontolano, ma alla fine devono chinare il capo di fronte alle promesse dei vari amministratori nella speranza che qualcosa si muova. Certo, di fronte a situazioni del genere, ci si domanda se sia stato opportuno spendere più di 6 milioni di euro per un campo di atletica che al momento sembra non interessare a nessuno. Nuove palestre sembrano essere all'orizzonte, ma se tutto va bene si parlerà di anni di tempo per vederle realizzate. Nel frattempo pioverà ancora sullo sport sanremese, almeno fino a quando le attuali strutture resteranno in piedi.
E siamo in chiusura del nostro notiziario. Subito dopo, nello spazio approfondimento, abbiamo Cani e Gatti e C, la trasmissione che curiamo in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Imperia. Con noi ci sarà il presidente provinciale, dottore Elio Bossi. E adesso invece abbiamo Achille Pennellatore col Meteo Liguria. Vi ricordiamo questa sera il Consiglio Comunale di Sanremo. Grazie di seguirci. Signori, a tutti buonasera. È ancora instabile il tempo, anche se oggi abbiamo apprezzato qualche primo accenno di miglioramento. E questo sarà un miglioramento temporaneo più a largo respiro, perché per domenica subentrerà una complicazione di nuovo, probabilmente anche da sabato sera a sabato notte, e poi lo vedremo con le cartine. Per ora occupiamoci della parte occidentale del Mediterraneo e quello che accade in Atlantico, perché sarà proprio da lì che inizierà quel nuovo peggioramento di cui vi parlavo prima. Per ora ci sono dei corpi nuvolosi, la grande perturbazione, ormai la vedete che sta dirigendosi verso la penisola balcanica, ha ceduto il blocco anticiclonico, ed ecco qua questo sistema frontale alle basse latitudini, niente a che fare con l'ex uragano Nadine che è sempre là sul suo posto a ovest delle Azzore. Ebbene, questo sistema frontale penetrerà nel Mediterraneo basso e poi si porterà domenica verso nord, investendo le nostre zone e attivando di nuovo una circolazione depressionaria. Penso solo per la domenica, purtroppo. Andiamo adesso con la prima cartina. Domani alle ore 14 vedete che tutto questo complesso silenziosamente alla chetichella, scorrendo sul Nord Africa, si è portato fino tra la Puglia e la Campania. Noi per domani usufruiamo ancora, venerdì, di questo relativo campo anticiclonico con un intervallo di tempo discreto. In effetti possiamo andare adesso alla cartina delle immagini con i simboli. Vedete che qui sul ponente avremo un cielo generalmente nuvoloso, senza precipitazioni. Da Genova, verso l'entroterra del Tiguglio, sulla costa ovviamente, poi le Cinque Terre, Valdavieto, Valtrebbia e lo Spezzino, avremo un tempo instabile, fatto di schiarite anche là, ma ogni tanto là ci potrà ancora scappare un piovasco e un colpo di tuono localizzato, ma niente di forte. Il vento, ecco, da domani si metterà da nord-est, grecale, e rinforzerà 10-20 nodi, anche 25 sulla costa, 30-33 sulle zone del largo, per cui il mare sarà, visto con vento di terra, mosso, stirato, sotto costa, sia levante che ponente, e ovviamente il centro, tra molto mosso e agitato sulle zone del largo. La temperatura sta brava quella, non ci darà problemi, resterà stazionaria, e la visibilità tra buona e discreta. Andiamo alla cartina successiva, che è quella per il sabato. Ecco il fronte caldo che prima abbiamo visto sulla Campania e Puglia, sta risalendo e quindi è proprio sulla Liguria. Quindi sabato aumenterà nuovamente la nuvolosità da sud-est, stratificata, ma in grado di dare fra la sera e la notte successiva qualche precipitazione sparsa. E poi c'è la parte fredda. Vediamo adesso la cartina successiva per la domenica. Ecco che qui si invortica di nuovo tutto con una L di Lao sul Golfo di Genova e questa ritornante occlusa. E qui di nuovo il tempo sarà instabile, con piogge e qualche rovescio temporalesco. Domani sera vedremo di che intensità saranno. Il vento ruoterà sempre in questa direzione, predominanza sotto costa da nord-est, 20-25 nodi, mare mosso, molto mosso. L'ultima cartina è la cartina spaghetti, con la somma di tutti i risultati dei modelli. Tutti sono concordi a vedere per domenica questa saccatura in quota, e vedete qua che i modelli vedono tutti questo ex uragano Nadine sempre fermo lì. Non c'è nient'altro da aggiungere, grazie, ci vediamo domani sera.